Oggi prepariamo couscous con sgombro, cavolfiore e curcuma. Esatto, si inizia facendo soffriggere il soffritto acuto di cipolla e aglio, che noi abbiamo già messo su, e dopo che sono diventate traslucide si aggiunge lo sgombro. Lo sgombro è un pesce azzurro, quindi un pesce ricco di acidi grassi omega 3 che hanno delle proprietà antinfiammatorie e che dovremo incentivarne il consumo nella nostra alimentazione. È inoltre il pesce di piccola taglia, quindi tende a bioaccumulare meno metalli pesanti come il mercurio. Lo sgombro andrà cotto per 2-3 minuti, ma se i cavolfiori sono ancora da cuocere, non come ci abbiamo noi, è meglio metterli prima e farli cuocere per 5-7 minuti, che diventano croccanti e teneri. È meglio evitare colture in bollitura, per esempio, in cui andiamo a perdere poi con tutti i sali minerali presenti all'interno delle verdure. Li lasciamo croccanti così che mantengano le loro proprietà. Trascorso 2-3 minuti con lo sgombro si possono aggiungere i cavolfiori che noi abbiamo già cotto appunto e si lascia cucinare per poco tempo. Noi abbiamo già cotto il couscous. Viene già schiacciato per renderlo più leggero e si può aggiungere poi in padella. Dopo si aggiunge la curcuma che abbiamo sciolto in un po' d'acqua per praticità. La curcuma darà un po' di colore al nostro piatto e inoltre è una spezia con delle ottime proprietà, in particolar modo antiossidanti, che dopo andremo ad attivare con l'aggiunta di un pizzico di pepe. Ora si può togliere dal fuoco e condire con sale, pepe e un po' di prezzemolo a piacere. Ecco qua il nostro couscous alla curcuma con sgombro e cavolfiore. È un ottimo esempio di un piatto sano, equilibrato, che potete sfruttare per un vostro pranzo o una cena.